Buongiorno, benvenuti. Il mio vuole essere un saluto come ospite, sono il segretario generale dell'Accademia Nazionale di San Luca. Grazie al pubblico che ha superato questo caldo torrido e le difficoltà di una giornata come quella di oggi per Roma, per cui veramente una sorta di omaggio all'Accademia di San Luca e di eroismo da parte vostra. Marco Carminati poi presenterà i relatori. A me l'obbligo di appunto portare i saluti dell'Accademia Nazionale di San Luca, del nostro presidente Carlo Lorenzetti, e di spiegare anche la doppia veste del mio ruolo come responsabile della San Luca e come responsabile, come coordinatore scientifico e culturale dell'iniziativa che mi è stata amabilmente affidata dai fratelli Navarra assieme all'ingegner Francesco Maggiore. Questo ciclo di incontri, costellazioni sul restauro. Naturalmente il primo motivo per cui si giustifica la presenza e la presentazione di questa operazione all'interno dell'Accademia di San Luca è la stretta connessione tra rapporto pubblico e privato, un rapporto virtuoso che l'Accademia fin dalla sua fondazione ha sempre in qualche modo rappresentato. Basti pensare che l'Accademia di San Luca, siamo alla fine del Cinquecento, si presenta come l'erede delle varie università, dei pittori, della tradizione artistica, artigianale, e raccoglie in sé questo contributo privato anche di una certa consistenza, se pensate che attorno al 34, al 1634, Pietro da Cortona progetta e realizza e affida all'Accademia Nazionale di San Luca un edificio straordinario, una sorta di manifesto della cultura barocca come la Chiesa dei Santi Luca Martina, tuttora di proprietà dell'Accademia di San Luca, ai Fori, di fronte all'arco di Settimio Severo. Ecco, tutto questo si iscrive anche in una sorta di concitazione da parte della San Luca nei confronti dell'attenzione recentemente intrapresa per il restauro. Basti pensare a ormai da 15 anni come sono andati avanti i lavori di restauro della Chiesa dei Santi Luca e Martina, iniziati con l'architetto Porzio, proseguiti con l'attuale amministratore professor Pio Baldi, e oltre al problema architettonico, e vedremo due cose anche su un problema architettonico, mi interessa segnalare come da alcuni anni l'Accademia di San Luca, attraverso un buon rapporto con l'Istituto Superiore Centrale del Restauro, abbia costruito occasioni sempre più frequenti di attenzione al restauro, non solo per il patrimonio dell'Accademia stessa, ma anche come momento di riflessione, di occasione di trasmigrazione didattica dei valori del restauro. Con Gisella Capponi da alcuni anni stiamo organizzando delle summer school che si sono applicate ai materiali lapidei, ai materiali bronzei, ai gessi, agli stucchi. Recentemente è appena terminata la prima fase del restauro borrominiano, del fastigio borrominiano. Ecco, quindi c'è un'attenzione particolare, siamo usciti dalla stretta cerchia dei chierici in cui il restauro veniva un po' tutto gestito in casa, per darne una dimensione di più forze coinvolte, più confronti, più diversità a confronto. E naturalmente tutto questo l'Accademia di San Luca ha potuto farlo grazie alla tradizione che in qualche modo ha segnato questa novità nel confronti della dimensione teorica e operativa del restauro. Citerò soltanto, a partire dalle formulazioni straordinarie del mediato dopoguerra di Cesare Brandi fino a quelle di Alessandro Conti nelle diverse edizioni, da quella del 73 sulla storia del restauro e della conservazione, anche qui dovendo mantenere una sorta di bilanciamento, grazie forse alla presenza di Gianni Previtali, tra la memoria longhiana, per cui nel 73 compariva la prefazione nel libro di Alessandro Conti di Roberto Longhi, che poi viene invece in qualche modo tolta nelle successive edizioni dell'88 e del 2002. Ma al di là di queste elaborazioni teoriche, mi piace segnalare come tutto questo lavorio dell'Accademia Nazionale di San Luca si iscriva in fondo in un dibattito acceso che, a partire dalle grandi occasioni
di convegni come quello dell'Associazione Giovanni Secco Suardo a Bergamo del 95, mirabilmente confluite in un fascicolo dedicato appositamente del bollettino d'arte curato da Verina Borea. Ecco, è diventata una tradizione che l'avanzamento del dibattito e del rapporto tra teoria e dimensione operativa ha sempre puntualmente trovato rispondenza in saggi fondamentali per la cultura e l'innovazione nel restauro. Ricorderò ancora il convegno dopo quello del 95, quello del 2004 dedicato in particolar modo a Michele Cordaro, altra figura straordinaria dell'Istituto Centrale del Restauro, fino ai più recenti, quelli in qualche modo ispirati a Marisa Dalai Emiliani del 2013, recentemente presentati in Accademia, ma anche segnalerei il più recente, oltre a quello di Viterbo, elaborato da Maria Andaloro con le sue collaboratrici, per arrivare a conservare, per ricordare, voluto da Ilaria Borletti Buitoni all'Accademia di Brera, in cui si cerca di mettere a valore l'eccellenza degli singoli istituti attivi e operativi in Italia che fanno del restauro italiano, delle vie al restauro italiano, una sorta di eccellenza a livello internazionale. Facevo prima riferimento al rapporto tra dimensione, diciamo, dal piccolo oggetto architettonico, dalla dimensione architettonica monumentale alla dimensione invece più urbana, più, diciamo, allargata all'intero sistema urbano. Ecco, queste due anime in fondo vanno viste come una sorta di interiorizzazione di quello che era stato il capriccio canalettiano conservato nella Pinacoteca di Parma, dove Canaletto mette alla ribalta edifici progettati, soltanto pensati, di Palladio, assieme, penso al Ponte di Rialto, assieme all'edificio realizzato come Palazzo Chiaricati sul Bacchiglione a Vicenza, o il Palazzo della Ragione di Vicenza stessa, opera di rifoderatura, come già Alberti aveva fatto nel 400 con San Francesco a Rimini. Ecco, ebbene, questo capriccio canalettiano in qualche modo dà conto di questa attenzione alla dimensione dell'eccellenza del singolo monumento, sia pure disciampianamente spiazzato, ma anche alla contestualizzazione. Il capriccio non ci restituisce la realtà di questi oggetti architettonici o di questi progetti, ne dà una visione, come avrebbe detto allora Aldo Rossi, di città analoga, di città vagheggiata, di città in cui possono campeggiare nella assoluta autonomia e diversità i singoli oggetti architettonici, ma i singoli oggetti architettonici acquisiscono questa loro centralità, questa loro monumentalità, proprio grazie al fatto che sono in qualche modo contestualizzati in una sorta di hortus conclusus, ma in cui è riconoscibile l'effetto città. Ecco, io non vorrei dire molto altro se non raccontarvi cosa abbiamo inteso io e Francesco Maggiore con questa costellazione di confronti. Abbiamo concordato con i fratelli Navarra una sorta di bilanciamento di problematiche e di questioni da affrontare volta per volta in maniera strettamente consustanziale con il luogo in cui andremo a fare questi confronti, cominciando da Matera, con Torino, con Venezia, con Monza, con Palermo. Ecco, volta per volta si tratterà di restituire fondamenti attraverso la rilettura teorica, operativa, progettuale, storica, storica dell'arte, ma anche storica nei confronti del restauro, e tutto questo sarà in qualche modo segnalato da un omaggio della stessa giornata alle figure che hanno reso grande a livello internazionale il restauro architettonico, l'eccellenza del restauro architettonico a livello internazionale, da Brandi a Michele Cordaro, che avevo già ricordato, tutti quelli che sono stati i grandi direttori dell'Istituto Superiore Centrale del Restauro. Ma l'occasione sarà anche quella per far contaminare la cultura architettonica, in questo richiamo la pluridisciplinarità, la cultura architettonica alta, penso ad architetti che hanno avuto sempre un rapporto strettissimo con l'attenzione al manufatto e quindi allo spostamento millimetrico del senso del loro lavoro come microchirurgia di intervento, penso a Guido Canali, per esempio, di cui abbiamo visto recentissimamente la nuova apertura del Museo delle Sele nella Lunigiana a Pontremoli, ma a Carmassi, a Renzo Piano col suo intervento di grande discrezione a Champ, per esempio, nei confronti del rapporto con Le Corbusier, tutti gli architetti che hanno avuto una dimensione di grande attenzione al completamento, alla ridefinizione dell'oggetto architettonico visto nella propria evoluzione, nella sua propria continuità operativa. Non mi resta altro da dire se non passare la parola a Marco Carminati. Grazie.